C'è un'affermazione di San Paolo nella lettura ai Romani che lascia pensare fortemente, perché dice: nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Gli empi sono coloro che compiono azioni o hanno una vita contro la pietà. La pietà è il rispetto di Dio e dunque la sacralità delle cose, dunque del creato, ma prima di tutto la sacralità tra le cose create degli esseri umani. L'empio è colui che agisce come se Dio non ci fosse o come se non ci fosse nulla a che fare tra lui e Dio. Colui che fa il male e dice: tanto io me la caverò sempre. In altre parole, è questo. Gesù muore per gli empi, quindi non muore per i giusti, muore per tutta la famiglia umana che è iscritta nel libro dell'impietà. Siamo noi. Che vuol dire che muore non per tirar su in paradiso delle persone che sono buone, ma delle persone che non se lo meritano. E chiunque pensa di poter andare in paradiso, cioè di essere buono, sbaglia, illude se stesso, dice San Giovanni in un altro punto delle sue lettere. E allora gli empi, quello che mi fa pensare è, sono tutti gli uomini, e dunque è morto Gesù a favore di tutti gli uomini che sono cattivi, per trasformarli e dargli la possibilità di diventare buoni, dunque entrare nella vita eterna. Però se noi guardiamo alla nostra fede, alla Chiesa, rispetto ai milioni, miliardi di persone che vivono attualmente sulla terra o che sono vissute, siamo un numero piccolo. Quindi è molto difficile pensare che Gesù muore per quegli empi, un certo numero, e gli altri rimangono fuori. Perché devono rimanere fuori? E come si fa a entrare nel numero dei salvati? Perché questa è la nostra domanda. E così anche fra tutti i battezzati non possiamo dire che tutti quanti noi siamo, come si dice, degli stinchi di santi. E quindi nonostante quello che Cristo ci dona, non è detto perché siamo battezzati entriamo in paradiso. Questa affermazione di San Paolo è veramente molto forte. Allora, muore per gli empi, quindi noi tutti ci presentiamo davanti a Dio e non siamo giusti, ma Lui ci rende giusti. Ma se siamo così pochi sulla terra a incontrare Gesù, a conoscerlo e a dire: io sono cristiano, al sacrofonte, come diceva un antico canto, no? E gli altri dove vanno? E che merito abbiamo noi rispetto agli altri, no? E così la parola che Gesù ci dice nel Vangelo diventa un po' più illuminante, perché dice: io non caccerò fuori nessuno di quelli che il Padre mio mi consegnerà. Caccerò fuori da dove? È chiaro che quando Gesù parla in questo modo si considera come colui che è unito al Padre, già nella resurrezione dice: il Padre mi consegna l'umanità, che siamo tutti, come dire, come i figli, quello prodigo e quello che è in casa ma non è mai stato unito col Padre, quindi tutti così. Il Padre ce li consegna, me li consegna, perché lui sa la profondità del cuore e dice: sono tutti messi male, cosa puoi fare tu per metterli bene? Come puoi aggiustare un cuore che è peccatore, che è macchiato, che non sa amare, che non capisce nulla, che è avvolto? E lui dice: tutti quelli che il Padre mi dà io non li caccio, cioè li rimetto a posto. E quindi trasformo la loro anima col prezzo della sofferenza che ho avuto sulla terra, che tu Padre mi hai dato per salvare proprio questi. L'unico limite dunque è non incontrare Cristo, perché il Padre non li consegna. Ma come si fa a incontrare Cristo? Torniamo alla domanda: se non l'ho mai incontrato sulla terra, noi nella fede,
agli altri che non hanno la fede perché non sono stati battezzati. E allora qua, a questo momento, il padre mi consegnerà e non li caccerò fuori. È chiaro che lui è nel suo regno, possiamo immaginarlo, alle porte, e si presentano le anime dei defunti. Pensiamo recentemente, a parte quelli che muoiono nella vita per incidenti, per malattie, per vecchiaia, per tutte queste cose, pensiamo a quelli morti, defunti nelle guerre che sono in corso. Gente con la fede, perché abbiamo gente cristiana, gente con altre fedi, gente senza fede, ogni giorno ne muoiono decine, migliaia, non so, si presentano davanti a Dio e non vedono Dio, vedono il Cristo perché è il Dio che si è mostrato all'uomo in quella forma. E allora lì avverrà qualche cosa, si trovano di là e diranno: è tutto diverso da come me l'aspettavo, soprattutto io sono diverso da quello che pensavo di essere. Cioè si vedono tutti, ci vediamo tutti, ci vedremo tutti nella verità di quello che siamo noi, di quello che è il mondo e di quello che è il Cristo che ha sofferto per noi. E lì, con tutta onestà, ognuno è messo di fronte alla possibilità di dire: ma se le cose sono così, io sono il cattivo, tu sei il buono, pietà di me, se tu sei stato messo lì per pagare i miei peccati. E chi chiederà misericordia, perché il Padre lo ha presentato a Cristo, il Cristo non lo rinnegherà. E lì inizia un altro tempo, che non è più un tempo sulla terra, ma è il tempo della purificazione, ma nella pace, perché c'è già la speranza di essere stati accolti dal Cristo e ci sarà del lavoro da fare, di purificazione, lungo, corto, non sappiamo, ma è quello il tempo che inizia. Una storia più lunga di quella che noi viviamo qua sulla terra, e anche molto differente. La cosa che mi lascia sempre sconcertato è che quando saremo di là, da questa esistenza terrena, e avremo gli occhi solamente dell'anima, la parte spirituale, tutto quello che è la realtà, la verità, lo stato delle cose, i perché anche, saranno di fronte a noi. Capiremo tutto quanto. E lì dovremo tutti quanti deciderci da che parte stare. O stare dalla parte di Cristo, o stare dalla parte di colui che non ama Cristo, che è il demonio. Può darsi che ci sia qualcuno che non vuole Cristo perché ha sposato l'odio sulla terra fino all'anima più profonda. Esistono queste persone? Può darsi che esistano, ma non è nostro compito giudicarle. Quando saremo dunque di là, tutto quello che qua sembrava importante, degno di lotta, di liti, di conflitti, saremo così distanti e ci guarderemo con compassione l'uno con l'altro. Ti ricordi, siamo stati nemici quel giorno, abbiamo fatto a botte, abbiamo fatto la guerra, io ti ho ucciso, ti ricordi, tu mi hai ucciso. E in quel momento lo guarda e dice: sì, ma adesso non capisco perché, non lo farei più. È bello vedere anche racconti di cui ho assistito, persone torturate in campi di prigionia, che finito tutto quanto alla baldanza del io comando, tu sei prigioniero, sei nelle mie mani, faccio quello che voglio, poi finisce tutto e ci si trova in una vita normale. Racconto quello che mi è stato raccontato in mia persona, e ogni giorno all'angolo della strada si incontra quello che prima era l'aguzzino, io ero la vittima. Buongiorno, buongiorno, è tutto finito. Chi è che ha il coraggio di conservare in sé l'astio, il rancore, come dire, sono in paradiso, ma ancora se ti incontro ti faccio nero perché mi devo vendicare? Questo non è possibile nel paradiso. Ma non è possibile perché noi vediamo le cose come stanno e tutte queste cose che ci hanno tormentato, ucciso sulla terra, e non hanno più nessuna importanza, né litigi, né contrasti, né interessi, né... Tutto questo si guarderà con distacco e diremo: quella volta ho sbagliato, quella volta non dovevo fare, qui non era giusto. E allora chiederemo misericordia a Gesù per riparare i danni che abbiamo fatto,
e anche quei rancori per i danni che hanno fatto nei nostri confronti, perché il rancore è lo stesso tipo di sentimento dalla vittima al torturatore, al carnefice, si ripassa lo stesso spirito di male e si è chiusi nello stesso inferno. Ma lì rinunceremo a tutto e chiederemo pietà per noi, per gli altri. E questo è il momento di incontro. Allora, colui che verrà a me, cioè che chiederà misericordia, perché vedrà questo esame di verità e di realtà se stesso, il mondo e le cose, io non lo caccerò fuori. E quindi lo faccio entrare. E anche se il purgatorio è sofferenza, è pace. Pace perché siamo nella giustizia, pace perché la speranza è alle porte, pace perché il paradiso sappiamo con certezza che ci aspetta, pace perché non abbiamo più spazio per l'odio nel nostro cuore, ma solo voglia di purificarci da quel male che abbiamo fatto, pace per l'impazienza di amare Dio e i fratelli in modo perfetto, senza tutti i nostri limiti. Pace è dunque questo luogo sacro, il cimitero è la terra sacra per le anime dei fedeli e per quelli che hanno incontrato Cristo, perché tutti i defunti sono nella pace, non perché adesso va tutto bene, ma perché sono in quel tempo, in quella fase di purificazione per i quali noi possiamo fare moltissimo, come questa Santa Messa qui oggi. Vi invito veramente dal profondo del cuore di non pensare solamente ai propri defunti, che cosa santa e sacra, ma anche alle anime abbandonate, quelle per cui nessuno prega, quelle che non hanno avuto fede, quelle che l'hanno persa, come dicevo, quelle che non l'hanno mai avuta e quelle che pensavano di averla ma non era tale, per tutti quelli che davanti a Dio sono disadattati, ma che hanno avuto da Cristo il permesso di entrare, ma Cristo li affida a noi, alle nostre preghiere, non solo al nostro ricordo, che è cosa un po' pagana, ma alle preghiere a Cristo perché li innalzi e li purifichi. Sia lodato Gesù Cristo.